Ottimizzazione fiscale, doppio passaporto, accesso ad assistenza sanitaria migliore, istruzione oppure semplicemente una migliore qualità della vita, senza rinunciare al paese di origine. Questi sono alcuni dei motivi che potrebbero spingere a chiedere la doppia cittadinanza. La domanda è: avere la doppia cittadinanza conviene veramente? Soprattutto se i due paesi non hanno rapporti bilaterali stretti. In questo video vedremo quali sono i vantaggi e svantaggi della doppia cittadinanza e come si ottiene la cittadinanza italiana. Jingle. Bentornati sulla minuta fiscale di Radio Camito. Prima ancora di entrare con gamba tesa nel nostro tema di oggi, please like and share the video to support Radio Camito. Immigrazione, fiscalità straniera, lavoro e studenti sono il nostro pane quotidiano. Grazie di cliccare sulla campanella in basso a destra per non mancare i prossimi video. Ricordati, offriamo anche servizi di assistenza fiscale, come il calcolo dell'ISEE, il calcolo del TOS730, i bonus sociali, assistenza alla compilazione del permesso di soggiorno. Puoi contattarci compilando il modulo in descrizione a questo video. Allora, la cittadinanza italiana si può ottenere in 5 modalità diverse. Prima modalità, ius sanguinis, cioè per discendenza. Può essere da un genitore o da un nonno. In termini semplici, una bambina o un bambino che nasce in Italia da un genitore in possesso della cittadinanza può acquisire la cittadinanza del genitore. Seconda modalità, ius soli. In contrasto al ius sanguinis, si acquisisce la cittadinanza per il fatto di nascere nel territorio italiano, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori. Attenzione, in Italia però bisogna aspettare ben 18 anni per poter chiedere la cittadinanza italiana. Terza modalità, cittadinanza per residenza, ossia vivendo in Italia per almeno 10 anni. 4 anni per cittadini membri della comunità europea, 5 anni per apolidi o rifugiati. In descrizione a questo video avete il link video su come ottenere la cittadinanza italiana per residenza. In sostanza servono un documento di riconoscimento, l'atto di nascita, certificato penale, certificato di lingua italiana. Non serve se avete già una laurea su territorio italiano, una ricevuta del versamento del contributo di euro 250 e gli estremi della marca da bollo. Tutti questi documenti vanno allegati sul sito del Ministero dell'Interno. Quarta modalità della cittadinanza è quella cittadinanza per matrimonio. Sposando un italiano e dopo 2 anni di residenza legale in Italia si può chiedere la cittadinanza. Ultima modalità, la cittadinanza per benefici di legge, ossia per decreto presidenziale. Nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia o nel caso in cui ha un'eccezione interesse allo Stato. Dopo aver chiarito queste 5 tipologie di cittadinanza, ora vediamo se conviene o meno avere la doppia cittadinanza. Consiglio, prima ancora di fare la domanda, bisogna valutare attentamente se il tuo paese di origine ti dà la possibilità di avere due cittadinanze, ossia due passaporti. Perché? Perché alcuni paesi non riconoscono la doppia cittadinanza. Per esempio, il Camerun, il Senegal, il Congo, l'Etiopia, la Nigeria, la Cina e la Spagna non riconoscono la doppia cittadinanza. Quindi bisogna informarsi bene sulle leggi e accordi internazionali prima di chiedere nel paese in cui desideri avere la cittadinanza. Perché? Perché rischiate di rinunciare a quella di origine. Credetemi, è molto strano chiedere un visto per andare nel suo paese di origine. Insomma, diventi straniero nel tuo paese natale.
Tuttavia, tanti paesi riconoscono la doppia cittadinanza, tale l'Italia, la Germania, Stati Uniti, Canada. Quindi, quali sono i vantaggi prima di intraprendere il percorso di acquisizione della doppia cittadinanza? Allora, ricordo che parliamo dei vantaggi che offre la cittadinanza italiana con un altro paese. Primo vantaggio in assoluto: muoversi liberamente senza restrizioni. Solo con il passaporto italiano si può visitare senza visto 190 paesi su 227 paesi al mondo. Insomma, il passaporto italiano è il secondo passaporto più potente al mondo da luglio 2023, dopo il Singapore. Solo con questa possibilità di muoversi liberamente in così tanti paesi si aprono tante opportunità professionali, sociali, anche le possibilità di studiare e di fare business. Secondo vantaggio, il patrimonio culturale, geografico, storico e scientifico dei paesi che offrono opportunità per una migliore qualità di vita, ossia per il servizio sanitario, assistenziale, sociale, familiare, educativo e turistico. Terzo vantaggio: diritto di voto in entrambi i paesi e possibilità di candidarsi alle elezioni di entrambi i paesi, se ovviamente la legge ve lo permette. Quarto vantaggio, l'ottimizzazione fiscale. Con la doppia cittadinanza si può sfruttare a meglio le politiche fiscali che offrono entrambi i paesi, riducendo così la pressione fiscale del cittadino o dell'impresa. È chiaro che ottenere la doppia cittadinanza può portare a una serie di vantaggi significativi. Tuttavia è importante ricordare che ogni paese ha le proprie leggi, i propri requisiti per ottenere questa doppia cittadinanza. Ecco un elenco degli svantaggi da non sottovalutare prima di intraprendere il percorso per ottenere la doppia cittadinanza. 1. La burocrazia complicata. Non è semplice avere la doppia cittadinanza. Delle volte in alcuni stati il processo può richiedere molti anni, oltre che soldi. Il processo infatti è più o meno costoso a seconda delle leggi dello Stato. 2. I doppi obblighi. Sei vincolato alla legge o alle leggi di entrambi i paesi. 3. La doppia tassazione. Questo è sicuramente uno degli aspetti meno piacevoli della doppia cittadinanza. Se non ci sono accordi tra le nazioni in merito alla doppia cittadinanza, entrambi i paesi potrebbero chiedere le tasse. Ci sono accordi per la doppia imposizione, allora non dovrebbe esserci problemi. 4. La barriera linguistica, che può essere un problema nel caso in cui alcune pratiche devono essere tradotte e asseverate a fine di avere un valore giuridico sia in Italia o nell'altro paese. Ora ci fermiamo qui. Dimmi tu cosa ne pensi della doppia cittadinanza. Secondo te conviene? Grazie per il tuo tempo. Please like and share. Ti vediamo la settimana prossima per un altro video. Ciao.